Adesso un compleanno un po' speciale, parlando, sono già passati 35 anni, una serata di festa ieri per la grande famiglia di Radio Etna Espresso, tutti riuniti con gli amici storici per ricordare i momenti più belli di 35 anni di sintonia. Guardate. Radio Etna Espresso presenta. Uè, Radio Etna Espresso, ciao ragazzi, sono Giovanotti, vi auguro una bella estate 92 e tutte le cose più belle che possiate desiderare. Fa anche caldo qui, quindi già una cosa ce l'avete. Ciao ragazzi. Un compleanno speciale per Radio Etna Espresso, una serata effervescente all'insegna della musica di ieri e di oggi, del divertimento e dei ricordi. Gli speaker, i DJ, gli editori e gli amici vecchi e nuovi di Radio Etna Espresso sono stati tutti protagonisti ieri sera della grande festa organizzata alle antiche dimore Cirelli per suggellare i 35 anni di trasmissione dell'emittente accese. Noi siamo quelli che vedete qui. Alle 22, dalla console a bordo piscina, la voce di Katia Lanza ha dato il via alla diretta radio. Al microfono di Stefano Mongiovì e di Salvo Fichera si sono alternate le voci storiche di speaker e cronisti, nomi e programmi legati inesorabilmente alla memoria di Radio Etna Espresso. In regia Marco Bertani, che ha regalato divertenti chicche a sorpresa direttamente dagli archivi. Questa è la storia di una radio del posto, diretta da Vasta e Antonio Cadorso. Questi ragazzi, più su pazzi, ma non su soli, ci su auspicati. C'è chi ti può spiegare, ci sono magari, Daniele Trovato e tu ne parli. Durante la diretta, accanto alla postazione, lo chef Gianni Di Gregorio creava raffinate sculture intagliate nella zucca. E come ogni compleanno che si rispetti, finita la diretta, tutti intorno alla torta, dolci e calici in alto, per una realtà che, superando le piccole e grandi sfide quotidiane, continua a coinvolgere, divertire ed emozionare migliaia di ascoltatori. La radio è una cosa straordinaria, io ho scelto di fare professionalmente la radio e forse sono stato da questo punto di vista uno dei primi veramente, soprattutto nella nostra terra di Sicilia, dove la radio era vista come qualcosa che doveva divertire per ricevere la telefonata dalla bella signorina che ti ascoltava e così via. Io ho inteso la radio una azienda e credo di aver avuto ragione se dopo 33 anni da parte mia non sono entrato subito, sono arrivato dopo 2 anni dalla diciamo messa in onda di Radio Etna Espresso. E devo dire che se per 33 anni sono stato lì a lavorare, sicuramente qualcosa la radio l'ha data. E poi la radio è importante perché, avendo una preparazione per parlare alla radio, io sono convintissimo che si possono sfondare tanti muri, perché è importante saper parlare solo col microfono davanti, senza immaginare chi è che ti sta ascoltando in questo momento, quante persone sono dietro quell'apparecchietto. E quindi se riesce a parlare, per così dire, tra virgolette, da solo, riesce a parlare con tante persone, sicuramente anche di presenza. Intanto vediamo di superare il momento che stiamo vivendo, che è senz'altro uno dei più duri, perché chiaramente noi, vivendo di pubblicità, solo ed esclusivamente di pubblicità, la pubblicità è stata, a causa della crisi, tagliata, ridimensionata proprio al minimo, e quindi stiamo vivendo un periodo non bellissimo, ma sono sicuro che ce la faremo a superare anche questo.